Ciao amici! Mentre ci avviciniamo all'ultima settimana dell'anno, la nostra squadra è concentrata, preparando tutto per la sfida contro il Sassuolo del 30 dicembre, sabato prossimo. Prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di cliccare sul pulsante mi piace se siete fedeli tifosi del rossonero da oltre 20 anni. È fantastico vedere qui fan di tutte le età. Ora, tuffiamoci nelle cose interessanti. La saga di Matija Popović sembra vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato, il Milan ha battuto la concorrenza e presto perfezionerà il suo arrivo. Secondo un recente aggiornamento di Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l'affare era a rischio. Il Milan stava cercando di costruire una sorta di operazione per far sì che Popović andasse prima a Monza, mentre il Manchester City cercava di disturbare la situazione. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, via Pianeta Milan, il Milan farà un acquisto nel reparto d'attacco a gennaio perché è vicino a chiudere l'arrivo di Popović. Se nei giorni scorsi il City ha provato a ingaggiare il teenager, il cui contratto con il Partizan scade il 31 dicembre, nelle ultime ore il Milan è tornato in contropiede e si è fatto sotto. Ora i rossoneri sono a un passo dal traguardo e dovrebbero ingaggiare la stella serba. Popović arriverà per rinforzare inizialmente la primavera, ma potrebbe anche allenarsi e persino giocare in prima squadra. Compirà 18 anni l'8 gennaio e da quel momento potrà firmare un contratto quinquennale con il diavolo, arrivando in trasferimento gratuito. Allora, tifosi del Milan, cosa ne pensate di questo arrivo di Popović? Pensate che farà la differenza al Milan? Condividete la vostra opinione nei commenti qui sotto e cliccate sul pulsante mi piace se siete entusiasti del Milan. Non dimenticate di abbonarvi per ricevere ulteriori aggiornamenti esclusivi. Alla prossima volta, un Pride!